Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Nerd Play. Oggi vi presentiamo in anteprima il gioco Kingsport Festival, un gioco a cui ho avuto la fortuna di poter lavorare, e qui con me anche oggi Defend, e vi spiegheremo tutti i segreti dietro a questo gioco. Allora, guardiamo la scatola. Beh, si presenta bene, bello il disegno, molto. Un logo molto 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 articolato, interessante anche il peso. Vediamo il contenuto. Apri pure. Sa di miti di Cthulhu? Vabbè, sa di cartone, però non è che... Già più probabile. Ta-da! Pronti, abbiamo allestito tutto a tempo di record. Allora, incominciamo a guardare che cosa abbiamo sul tavolo. Sì. A parte sempre la scatola per far vedere il gioco, abbiamo cubetti di legno, legno. Che sono le tre tipologie di risorse contenute nel gioco: male, morte e distruzione. Viva l'allegria! Esattamente. Poi dadi e segnalini di 5 colori, immagino che ogni siano ogni giocatore ha il suo. Ok, facile. Un tabellone bello grande con... Gli edifici. Ogni tessera rappresenterà un edificio della città di Kingsport e il nostro obiettivo sarà quello di conquistare la città. Fra poco lo vedremo. Ok, premettiamo che questa versione con piedistallino era predisposta, ma non è contenuta nella scatola. Sì, i piedistalli sono una nostra aggiunta pratica. Fantastico. Questi qui, oh, le divinità, queste le riconosco anch'io. Esattamente, ogni una di queste schede rappresenta una delle divinità del Pantheon di H.P. Lovecraft, scrittore americano del 1920, famoso per aver inventato il personaggio di Cthulhu, e ovviamente, come si può dedurre dal logo della scatola, il gioco è basato sulle sue ambientazioni e quindi fra tutti quanti i personaggi troviamo ovviamente Cthulhu, Nyarlathotep e tutti i personaggi più famosi. Ok, poi abbiamo delle carte. Sì, questi sono gli incantesimi, anche questi divisi in tre tipologie esattamente come le risorse, male, morte e distruzione, e ognuno avrà un effetto di gioco differente quando verranno utilizzate. Me lo spieghi dopo. Certo. Ultimo non da meno, mucchio di contatori, quelli sì. Me li spieghi dopo. Altre carte. Quelle carte sono gli investigatori e gli eventi, saranno delle cose, delle minacce che dovremo affrontare nel corso della partita, e anche qui ci arriveremo mano a mano che andremo avanti nei turni di gioco. No, aspetta, piano. Come investigatori, non siamo noi gli investigatori? Assolutamente no. In questo gioco abbiamo ribaltato tutte quante la tipologia classica dei racconti di Lovecraft. Normalmente si vive dalla parte dei buoni, qui invece saremo cultisti, per quello prima dicevo conquistare la città, perché da bravi signori del nostro culto dovremo cercare di propagare, far arrivare il nostro culto e la nostra malvagità in tutta quanta la città di Kingsport. Mi piace. Ok, allora, sono pronto. Ho tutto, andiamo, vai. Protagonisti di questo gioco, ovviamente, i dadi. Ce li ho. Tre dadi e sei facce che verranno lanciati contemporaneamente da tutti quanti i giocatori. La cosa che dobbiamo fare senza toccare i dadi, senza poterli modificare, è fare la somma del nostro punteggio. Io in questo caso ho 5, 3, 8 e 2, 10. Bravo, io ho 11. Ok. Se hai fatto più di me, avrai la sfortuna, diciamo così, di andare per secondo, perché l'ordine del turno è stabilito in ordine crescente di risultato. Quindi io, che sono il giocatore giallo, giocherò per primo, tu che sei il viola giocherai per secondo. Perfetto, ora che abbiamo stabilito l'ordine di gioco, ognuno di noi dovrà utilizzare i propri dadi per invocare le divinità. Mi piace. Possono essere gestiti in diverse maniere, perché possono essere utilizzate tutti insieme o anche separatamente. La cosa importante è che il totale
della somma dei dadi che utilizzi dovrà essere posizionato sulla scheda che riporta lo stesso identico numero, non potrai variare. Ad esempio, io che decido di giocare per primo potrei utilizzare il 5 e il 2 per un totale di 7 per invocare la divinità Yig, che mi garantirà poi dei bonus non appena avremo tutti quanti completato questa procedura. Ok. In ordine, adesso tocca a te. Io mi prendo il 3 che mi piace. Perfetto, i Migo. A questo punto io ho un problema. Anch'io ho un dado che ha fatto 3. Ne avessi solo uno di problema. In questo caso ne ho uno in particolare. Avendo anch'io totalizzato un dado che ha fatto 3, dovrei andare anch'io dai Migo. Ma il gioco me lo impedisce. Ciascuna divinità può essere utilizzata solo da un giocatore ad ogni turno. E di conseguenza dai Migo non ci posso andare. Ma c'è una divinità, Nefrenka, quella contrassegnata dalla X, che può essere non solo influenzata da un qualsiasi numero di giocatori, ma può essere influenzata con qualsiasi dado. E quindi posso utilizzare il mio dado numero 3 su Nefrenka. Quindi non ti ho fregato? In parte sì, mi hai guastato un attimino i piani, ma no, non sono del tutto fuori gioco. Vabbè, a me rimangono due dadi, fanno 8 e andiamo qua. Darante Goth. A questo punto le divinità in ordine di numero garantiranno i loro doni. Noi da bravi cultisti li abbiamo venerati e loro ci ricompensano con qualcosa. Ogni divinità è abbinata a dei simboli colorati. Questi simboli ci daranno la risorsa con lo stesso identico colore. Ad esempio, i Migo che hanno il pallino viola o il pallino nero ti permettono di scegliere o un cubetto viola, il male, o un cubetto nero, la morte, a tuo piacimento. Vado un po' per intuizione. La fiamma rossa, che vedo tra l'altro anche sulle carte rosse, è la distruzione. Esattamente, l'ultima tipologia di risorsa. Vado un po' sempre intuizione. C'è un'icona gialla, vedo un contatore giallo. Bravissimo, il collegamento è proprio quello. Il giallo rappresenta la magia, il tuo potere magico, che può arrivare fino a 12 partendo da 0. Ogni volta che troverai un pallino giallo avrai l'opportunità di salire di una casella in quel contatore. Ho capito. Stessa identica cosa, ad esempio io con Nefrenka, dove ho il simbolo rosa rappresenta la sanità mentale, di cui c'è un contatore. Al contrario della magia però, qui partiamo già con 10 punti e adesso vedremo il perché. Incominciamo a ricevere tutto quanto. Con Nefrenka io ottengo un punto rosa e quindi il mio contatore, il giallo, avanza di 1. Tu qui che cosa desideri? Prendo viola. Viola. Nero. Perfetto. Sono viola, prendo viola. Dopodiché io qui ricevo due cubetti viola e due punti magia. Ma per poter fare tutto questo ho una spesa di sanità mentale. Ovviamente chi è appassionato dell'ambientazione lo saprà di sicuro, queste divinità, e si può intuire anche dai disegni, sono veramente mostruose e quindi l'invocare queste creature al nostro cospetto ci fa un po' sbarellare. Per questo motivo la nostra sanità mentale è a rischio. Essendo qui un simbolo rosa, ma questa volta con le punte, al contrario di quello che abbiamo visto con Nefrenka, indica una perdita. In questo caso io, essendo andato da Yig, perderò quel famoso punto sanità che ho guadagnato poco fa, per ricevere però tutto quel ben di Dio che ho appena avuto. Beh, quindi anch'io ne perdo uno, direi. Esattamente, anche Rante Got ti prendo un punto sanità. Un nero e un rosso. Perfetto. Ora la fase in cui abbiamo ricevuto le ricompense è terminata, possiamo andare alla fase di propagazione. Boh, abbiamo le risorse, ho male, ho morte, ho distruzione, che ci faccio? Ora è il momento di esprimere la nostra malvagità all'interno di Kingsport. Guardiamo il tabellone. Rappresenta, come dicevo, tutti gli edifici principali della nostra cittadina dell'orrore. La nostra propagazione, cioè il poter mettere in campo i nostri marcatori sul tabellone, andrà secondo un ordine dal centro verso l'esterno, ovvero il primo edificio che dovremo conquistare, diciamo così, è casa nostra, la dimora, al centro del tabellone. Lì saremo obbligati a costruire al primo turno. Nei turni successivi, invece, pagando il costo in risorse
indicato ciascuno sotto al proprio disegno. Hanno le punte, lo riconosco. Esattamente, il punto è simbolo della spesa. Potremmo raggiungere gli altri edifici seguendo questi percorsi colorati, evidenziati anche dalle frecce. Di conseguenza, ad esempio, dalla dimora potremmo andare in uno qualsiasi di questi 5 edifici di livello 2, dal quale poi potremmo estenderci sempre più all'esterno per andare negli edifici più potenti e che garantiscono più punti, perché l'obiettivo del gioco è ovviamente guadagnare punti vittoria, e questo lo possiamo fare prendendo il controllo degli edifici. Vedi questi simboli verdi? Servono per il contatore verde, quello appunto dei punti culto. Alla fine della partita vincerà colui che ne ha ricevuti di più. Ok, casa dolce casa l'abbiamo presa, e adesso? Adesso passiamo al turno successivo. Muoviamo il calendario avanti di una casella e incominciamo il secondo turno esattamente con la stessa identica modalità. Quindi bene, lanciamo i dadi, influenziamo le divinità e propaghiamo. Che schifo! Io ho ottenuto 9. Io ho ottenuto 4. Quindi questa volta sei tu a giocare per primo. Benissimo, il mio turno di invocare, e con un 9 invoco Nodens. Nodens presenta un simbolo che ancora non avevamo visto, l'icona arancione. L'icona arancione rappresenta gli incantesimi e mi dà quindi il diritto di pescare delle carte incantesimo, ciascuno con un effetto differente. Gli incantesimi di male mi permetteranno di modificare i miei dadi nelle prossime invocazioni. Gli incantesimi di morte mi aiuteranno negli scontri contro gli investigatori e fra poco saranno particolarmente utili. E gli incantesimi di distruzione mi daranno metodi alternativi per guadagnare altri cubetti o per guadagnare punti vittoria. Insomma, Bari. Esattamente, da bravo cultista utilizzo la magia nera a mio vantaggio. In questo caso io decido di prendere un incantesimo di morte e un incantesimo di distruzione. Ma i regali di Nodens non sono finiti qui. Oltre ai 3 punti magia che prendo molto volentieri, ricevo anche il dono dello sguardo nel futuro. Che cosa significa? Potrò guardare in anteprima l'investigatore o l'evento che ci aspetteranno nella prossima incursione, sapendo così di che male dovrò morire. Decido di guardare l'investigatore. Preparati perché non sarà facile. Allora, mi hai già messo paura, mi hai parlato di incursione e hai detto che farà male. E incominciamo a mettere in chiaro le cose. Cosa succede adesso? Alla fine di un turno in cui è presente questo gettone, che è stato posizionato all'inizio della partita in funzione dello scenario che abbiamo deciso di giocare, cioè questa carta descritta qua, che influenza in modo sempre differente le regole della partita, nei turni contrassegnati da questo segnalino capita l'incursione, ovvero veniamo attaccati da un investigatore che cerca di fermare il nostro culto dall'invocare tutta questa brutta gente che vediamo attorno al tabellone. Di conseguenza vengono rivelate in sequenza 2 carte, l'evento e l'investigatore, ovviamente prese dal mazzettino che ha lo stesso numero del gettone che abbiamo appena scartato. Di conseguenza, prima la carta evento, quella con il disegno dell'orologio, la riveliamo e leggiamo ad alta voce quello che succede. Per prima cosa viene rivelato l'evento e l'effetto colpisce tutti quanti i giocatori al tavolo, non solo chi l'ha pescato ovviamente. Dopodiché viene rivelato l'investigatore. La cosa più importante della carta investigatore è quel numero rosso, perché rappresenta il suo valore di forza, ovvero il valore che dovremo raggiungere grazie ai luoghi che abbiamo conquistato e gli incantesimi che abbiamo in mano per poter vincere lo scontro e ottenere così dei benefici. Al contrario, se non ce la facciamo, otterremo delle penalità, quindi bisognerà fare molta attenzione. Qual è la forza di questo investigatore? 3. Purtroppo lo sapevo grazie allo sguardo del futuro. 3 è il valore più alto che può capitare alla prima incursione. Va che culo. Esattamente. Vediamo ora qual è il nostro valore di forza. Tu in questo secondo turno hai deciso di propagare al molo ed è stata un'ottima scelta, perché il beneficio del molo è che ti aumenta di 1 il valore di forza contro gli investigatori. E quindi lo faccio fuori? Purtroppo no, il tuo valore è 1, il suo abbiamo detto essere 3. Di conseguenza l'investigatore ti sconfigge e leggerai sulla carta qual è la penalità che ti tocca subire. Io al contrario non ho nessun luogo che mi garantisce forza, ma
grazie all'incantesimo di morte, posso spendere 4 punti magia guadagnati prima per ottenere così un più 3 in forza contro gli investigatori e arrivo a pareggiare. Purtroppo il pareggio non è una vittoria, non ricevo nessuna ricompensa extra, ma tanto basta per evitare di subire la tua stessa penalità. Insomma, avevo ragione, hai barato, ok. Ovviamente. Andiamo avanti, va. Insomma, ho capito, le ho prese di nuovo. Poi? Tutta questa procedura viene ripetuta ancora una volta fino al 12° turno, al quale terminerà la partita. Quindi la durata è fissa di 12 turni, dovremmo essere bravi a sfruttarli nel migliore dei modi. E chi ha più punti? Culto verdi. Alla fine della partita, cioè l'indicatore verde, bravissimo, vince la sfida. Ok, perfetto, ho capito. Allora, tocca a me propagare. Vado qui al sanatorio e guadagno 3 punti. È finito però l'ultimo turno. Esattamente, l'unica cosa che ci separa dal decretarmi il vincitore è scoprire la carta festival. La carta festival celebra la fine della partita con un evento speciale che ora applicheremo. Dice: ciascun cultista riceve un punto culto per ciascun punto magia che possiede. Allora, tu ne fai 4, vai a 41, io ne faccio 7, vado a 42, vinco! Aspetta, non ho finito. C'è anche un secondo effetto. Ciascun cultista perde un punto culto per ciascuna sanità mentale che possiede. Io ne ho 3. E vai a 38. Io ne ho 5. 5. E vado a 37. E ho vinto di un punto. L'importante è prenderla bene. Bentornato. Allora, a chi lo consigliamo Kingsport? Beh, sicuramente a tutti gli amanti dello scrittore Lovecraft e dell'ambientazione in genere, ma anche solo chi apprezza un buon horror con una sana dose di mostri, anche se sono vedo non vedo. Sicuramente agli amanti dei giochi alla europea, agli amanti del gioco Kingsburg, che per i più esperti avranno notato che c'è una similarità in alcuni punti delle meccaniche, rappresenta una sorta di evoluzione di questo gioco, e in generale a tutti quelli che amano gestire i cubetti o al contrario appunto ambientazioni oscure e temi malvagi, visto che per una volta si ha il beneficio di fare la parte del cattivo. Un gioco per 3-5 giocatori, dalla durata di circa 90 minuti, al momento ancora non disponibile, lo potrete trovare in tutti i negozi a partire da ottobre 2014 e per chi sarà fortunato da venire a Lucca Comics and Games, perché no, provarlo e giocarlo con noi. Alla prossima! 42.